Grazie Antonio, perché hai chiarito benissimo perché un'associazione antimafia organizza un evento del genere. Andiamo adesso nello specifico, perché alla fine, come ho detto, non ci si limiterà a interventi tematici. Alla fine abbiamo delle proposte politiche, perché avendo il presidente della Commissione Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, ne approfitteremo per andare, come dire, a ruota sulle proposte e sulle richieste. Adesso andiamo sul territorio. Carmelo Catania, oltre a rappresentare l'associazione antimafia Rita Atria ed essere insieme a Daniele Andaloro i nuovi referenti del territorio della provincia di Messina, è la persona che si è occupata, che ha scritto ben due libri sulla discarica di Mazara Sant'Andrea. Mi dispiace che ci sia un quotidiano siciliano che invece ha parlato e ha messo l'attenzione su altre persone che si sarebbero occupate di discarica, ma purtroppo l'informazione sappiamo perfettamente che sta dalla parte di chi ha più visibilità, ahimè. Però io ringrazio Carmelo per il gran lavoro che ha fatto sulla discarica e in maniera sintetica parliamo adesso del polo industriale di Milazzo, le bonifiche mai fatte e le malattie in aumento. Grazie Nadia. Brevemente, siccome io non mi devo ricandidare a sindaco del comune di Furne, il fatto che si siano alte a prendersi i meriti della chiusura della discarica, ma sarà probabile chiusura, perché notizia, non so se l'avete saputa, il caro presidente Rosario Crocetta ha detto che faremo di tutto per riaprirla, perché non si può cambiare sistema in pochi giorni, quindi scordiamoci la differenziata, scordiamoci il più di zero, la riapriranno, non si sa, la pubblicizzeranno, diventerà pubblica. Comunque, il fatto che siano altri politici più noti a prendersi i meriti, sinceramente a me, se me l'aiutano, tanto di guadagnato, io ci vivo a 300 metri, ne subisco da 12 anni gli effetti, quindi mi fanno un favore. Ora appunto torniamo invece all'argomento della serata, e cioè Valle del Mela, Milazzo, sviluppo. Lo sviluppo che ci hanno proposto, imposto negli ultimi 60 anni, 50-60 anni, a partire dagli anni 60, è stato quello industriale. La raffineria, le acciaierie, la centrale elettrica e tant'altro. Oh, che cosa hanno creato questo sviluppo? Che cosa ha creato questo sviluppo in questi anni? Lavoro, senz'altro. Benessere per chi ci ha lavorato, senz'altro. Purtroppo ci ha lasciato in eredità qualcos'altro. E allora io dico una parola, è un acronimo, SIN. Non so a quanti di voi cosa dice questa parola, SIN. SIN sta per siti di interesse nazionale, e cioè sono la pesante eredità di qualche decennio di industria chimica, petrolio, metallurgia, cioè una errata fiducia in un progresso e nell'industrializzazione. Stanno qui a inquinare senza che nessuno, governo, regioni, privati, faccia niente. Sono 57. Il fatto che il governo Monti le abbia ridotte a 39, delocalizzando e scaricando la patata bollente alle regioni, trasformandoli in siti di interesse regionale, non toglie il fatto che sono là. Cioè, non è un colpo di penna che riscrive da oggi il SIN, non è 59, è 37, che cancella quelle aree. Quelle aree che appunto hanno questi effetti, cioè infatti è stata una linea burocratica che non piace la situazione. Ora, ad eccezione della Acna di Cengio in Liguria, nessuno di questi 57 SIN ha visto una opera di bonifica. Cioè la SIN, la legge che istituisce i SIN, individuava queste aree che sono ad alto impatto ambientale, sono altamente inquinate, quindi la legge dice che queste aree vanno bonificate, queste aree vanno risanate, però hanno fatto qualcosa, a parte Cengio non hanno fatto nulla. E non sono io a dirlo, perché c'è uno studio del marzo di quest'anno fatto dalla Lega Ambiente che purtroppo è passato inosservato, nel senso che quando io mi sono andato a fare una ricerca sulla rassegna stampa per vedere chi ne ha parlato, chi ha focalizzato il problema, ho trovato soltanto un articolo del Fatto Quotidiano.
Cioè, oggi, nonostante siano passati degli anni in cui abbiano appunto istituito questi SIN, non si è fatto nulla per bonificarli. Oh, e perché dice non si è fatto nulla per bonificarli? Il problema sta nel fatto che l'iter previsto da queste normative per la bonifica è un iter abbastanza complesso. Brevemente, portare a termine la bonifica di un sito inquinato serve innanzitutto quella che si chiama caratterizzazione. Che cosa vuol dire questa parola? Cioè analisi su analisi su analisi su analisi per individuare quelli che sono gli inquinanti. Dopodiché, prima ancora che si possa aprire il cantiere e quindi vedere gli operai, quindi il lavoro, poi dice poi la bonifica non porta lavoro, la bonifica porterebbe più lavoro di quanto oggi ce n'è alla raffineria. Allora, prima che si possa aprire questo cantiere, occorre non soltanto la caratterizzazione, ma occorre poi la discussione e quindi conferenze di servizi, conferenze di servizi, conferenze di servizi. Ne hanno censite non so quante migliaia di conferenze di servizi che, come tutte le conferenze di servizi, non portano a nulla. E infatti siamo ancora, perché appunto fino a che si arrivi a predisporre un progetto, questo progetto va dal ministero, il ministero dia l'ok e si possa partire, si perde del tempo. Ora è ovvio che tutto questo tempo che si perde prima di arrivare al progetto di bonifica, a chi va a vantaggio? Va a vantaggio di chi inquina, perché nel momento in cui si approvasse il progetto di bonifica e si aprisse il cantiere per la bonifica, la domanda che il cittadino normale come me si fa è: chi tira fuori i soldi per la bonifica? Perché ovviamente questi soldi, cioè per fare il lavoro di bonifica ci vogliono i soldi. E allora, se in Italia venisse applicato il principio di chi inquina paga, a pagare la bonifica dovrebbe essere chi ha inquinato. Quindi a Milazzo la RAM, a Porto Marghera chi c'è sta a Porto Marghera e così via. Se non che, proprio grazie al ritardo nella caratterizzazione, nella predisposizione dei progetti e quant'altro, chi ne approfitta sono proprio gli inquinatori, che fanno melina. Usiamo un termine calcistico, è un termine che io riprendo proprio, mi è piaciuto perché è proprio riportato in questa relazione. Ovviamente c'è necessità che a finanziare questi progetti intervenga il pubblico. Ora, il pubblico che cosa ha fatto fino ad oggi? Intanto vi anticipo che il giro d'affari che comporterebbe la bonifica è un giro d'affari che si aggira sui 30 miliardi. C'è uno studio di Giovanni Pietro Peretta del 2013 che appunto ha quantificato in soldoni quanto costerebbe. Il problema è che risorse pubbliche non ce ne sono. L'ISAE, lo Stato italiano, fino ad oggi, dal 2001 al 2012, quindi 11 anni, ha messo a disposizione 1,9 miliardi di euro. Quindi 30 miliardi, dice lo studio di Peretta, lo Stato ha tirato fuori 1,9 miliardi di euro, di cui 4,5 milioni proprio destinati al SIN di Milazzo. Brevemente, che fine hanno fatto questi soldi per il SIN di Milazzo? Siccome non sono stati fatti i progetti, siccome non si è fatto nulla, questi soldi sono andati in perequazione. È una parola che significa dire che i soldi si sono persi. Bisognerà di nuovo ridiscutere, riapprovare le normative, le cose, perché questi soldi vengono di nuovo rimessi nella possibilità di essere spesi. È ovvio che questi ritardi, quindi le conferenze di servizi, 22.880 documenti presentati, ecco la farraginosità del sistema, fa sì che alla fine non abbia applicazione il principio chi inquina paga, e quindi i signori, come diceva prima Antonio, arrivano domani, per me non è più conveniente stare a Milazzo, me ne vado da un'altra parte, chiudo Parco e Burattini, me ne vado, lascio il sito inquinato, non caccio fuori una lira per bonificare questo sito, e chi ci dovrebbe mettere le mani? Lo Stato. Lo Stato soldi non ne ha, lo sappiamo, e ci lascerà un deserto industriale, un deserto inquinato, che non soltanto non porterà sviluppo alternativo e sostenibile, come potrebbe essere il turismo, come potrebbe essere l'agricoltura di qualità, ma soprattutto ci lascerà l'inquinamento che ad oggi non è soltanto un problema di puzza, un problema di smog, un problema di aria irrespirabile, è un problema di malattie. Perché collegato al fatto che non sono fatte le bonifiche, c'è un altro studio molto importante, anche questo qui la stampa non ne parla, ne ha parlato pochissimo,
studio che gli ultimi dati di San Cosimo del 2014, che è lo studio Sentieri. Sentieri è un altro acronimo, sta per, lo ricordo subito, studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti al rischio da inquinamento, promosso dal Ministero della Salute e coordinato dal Istituto Superiore di Sanità. E allora, che cosa ci dice brevemente questo studio nazionale per Milazzo? Noi ci interessa Milazzo. E allora, che i tumori sono aumentati del 9% in 10 anni, aumentati esponenzialmente anche i ricoveri a Milazzo, si rileva un più 55% per gli uomini e un più 24% per le donne. Altri studi importanti riguardano le patologie estemo-urinario, sono presenti incrementi in entrambi i generi per patologie ad alta sopravvivenza come il tumore della tiroide e nelle malattie respiratorie. Poi c'è un altro studio che Antonio Mazzeo ha citato qualche giorno fa in un articolo, che è quello appunto che ha rilevato la presenza di cadmio e altri metalli pesanti nelle urine dei bambini, quello studio che, come diceva Gina tempo prima, ha causato un ritardo nello sviluppo sessuale dei ragazzi. Quindi abbiamo una situazione di alto inquinamento, una situazione in cui la incapacità gestionale della politica non fa partire le bonifiche, favorendo chi poi dovrebbe tirare fuori i soldi, perché lo Stato li anticipa, ma poi per pagare chi ha inquinato, e una situazione che ci lascia con le malattie in aumento. Malattie in aumento, cioè, eppure, quindi già questo fatto dovrebbe far capire soprattutto a chi governa e chi prende le decisioni che bonificare conviene. Cioè, io dovrei spendere 30 miliardi. E a giudicare dai conti fatti da un altro studio italo-inglese pubblicato nel 2011 su Environmental Health, quindi una rivista scientifica molto importante, se noi consideriamo i compensori, loro citano ad esempio il petrolchimico di Gela e di Priolo, però considerato che la situazione ambientale è più o meno simile perché si tratta anche di raffineria, si sono spesi 744 e 127 milioni di euro per la bonifica, si potrebbero invece risparmiare 10 miliardi di euro in 50 anni in morti e malattie ambientali, perché il fatto che ci siano i tumori in aumento, le malattie in aumento, i ricoveri in aumento, è un costo non soltanto umano, ma è un costo economico, perché curare queste persone è un costo per lo Stato, per la sanità pubblica, un costo che è di gran lunga più alto rispetto a quello che si dovrebbe affrontare per bonificare. E quindi, come spiega Fabrizio Bianchi, del CNR di Pisa, il calcolo basato sulla willingness to pay, cioè quanto si è disposti a spendere per evitare malattie o accorciamento della vita per cause ambientali, la stima è incerta, ma ha il pregio di dare un valore economico alla bonifica inquinante, cioè ad oggi si spenderebbe meno a bonificare che non a lasciare che la gente si ammali, muoia, e aumentare i costi per lo Stato. Brevemente, una segna stampa di qualche giorno fa, perché mi ha incuriosito, è il giornale del giorno in cui hanno chiuso la discarica, perché sono conservato. C'è questo articolo qua, a pagina 31 della Gazzetta, suoli e falda, pressing sull'ARPA, ambiente e sedimenti industriali, presenza di ferro e manganese, il Ministero accelera sul percorso di bonifica. Bella notizia, si vede che finalmente si sono resi conto che bonificare conviene. Se non che, da quello che ci ho capito io, si tratta di incaricare l'ARPA a fare ulteriori studi per definire la caratterizzazione degli inquinanti. Cioè, ricominciamo dal capo. Si sa già cosa c'è di inquinante. Perché ricominciare dal capo a caratterizzare il sito e quindi perdere ulteriormente tempo? Basta. Vi lascio riflettere su questo.